Eccoci qua al nostro secondo giorno. Buongiorno ragazzi, ci metteremo in fila, siamo alla Spezia, ci metteremo in fila per andare a visitare le Cinque Terre. Una bella giornata di sole, la fila è immensa, è lunghissima, gran bella gita. Direzione Porto Venere, si parte. Questi posti qui, Gianfranco, sono sempre più buoni, tutta la perla. Però guarda, è appena andato. Infatti quando l'ho letto, speriamo nel tempo, previsto. Guarda che bello. Il nostro yacht, Luca. Guarda. C'è una nave da guerra laggiù, guarda. Sì, quella è una... Qual è la nave da guerra? Quale sarà? Se riesco ad avvicinare la nave da guerra. Ecco. Un'altra di là e un'altra di là. Eh sì, ma non si vede. La nave da guerra. Si riesce a metterle a fuoco. Ma ce ne sono parecchie? Sì. Due, tre, un'altra. Ma dico che spucci, guarda. La nave scuola della Marina. Sta uscendo, mi sa. È la Merigo Vespucci? Sì, a lei, lei. È in giro sempre per il mondo, Medio Oriente, dappertutto. Ecco, Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, sta dicendo la guida, dopo 180 anni, 2600 metri quadrati di neve. Non sento bene, è una nave scuola. Non penso che sia così.
regionale di Porto Venere. Castello Doria. Torre di guardia e il Carrugio, il gruppo Piergallini. Gelateria Doria. Ci siamo, eh? Castello Doria. Abbiamo ritrovato il gruppo. Che lavori a sta corsa? Eh? Che lavori va? Cosa? Il nostro accompagnatore Oliver, bravissimo. Evviva Piergallini Viaggi. Chiesa di San Pietro, Porto Venere. Fate in modo che un lato la gente può uscire, se no quelli che stanno... I saluti per noi. Thank you.
Buona domenica da Porto Venere. Porto Venere, sembra dire male di me. Questa è l'isola Palmaria, poi noi stiamo a Porto Venere, infatti l'isola Palmaria è questa che abbiamo di fronte, Luca, quella là, eccola, questa è l'isola Palmaria. Questa è la piccolina più dietro, quella sta dietro. Noi siamo a Porto Venere. Poi prendiamo il battello, giriamo qua, entriamo in mare aperto e andiamo verso le Cinque Terre. E ci fermeremo a? Sarà un'incognita. Monterosso. Monterosso. Bellissimo. Noi adesso ci troviamo qui. Ecco, qui noi ci troviamo. Invidiateci pure perché noi ci troviamo qui. L'isola si chiama Palmaria. Lo sentite come parlano queste barche? Ah, si vede no, da lontano? Sì, da lontano, sì. Penso si veda. No, è la grotta Byron, chiesa di San Pietro. Parco naturale regionale di Porto Venere. Allora, Porto Venere. Isola di Palmaria. Porto Venere, noi stiamo qua. Ci dirigiamo a Monterosso. Ci mettono su quel pontino. C'è una banchetta viva là. Adesso la investiamo. Oddio, stiamo oscillando. Stiamo oscillando di brutto. Oddio lo stomaco. Oh madonna, torniamo indietro. Basta così, grazie. Signore, aiutaci. Eppure non sembra mosso il mare. Oddio, il gelato mi sta tornando su. Oddio. Oh madonna. Perché facciamo così tante ondulazioni? Te non puoi ridere.
ridere sempre quando abbiamo la vita in pericolo. Oh Madonna! Sembrava calmo! Sembrava calmo! Aiuto! Aspetta, ti staccando! Oh Madonna! Fortuna che torniamo col treno da Monte Rosso alla Spezia. La vedo brutta. Quante grotte che ci sono nel mondo. Oddio. Quando ci manca? Ci manca tanto? Ci manca tanto? Ah sì. Ma come sì? Dai, dai, mettiti seduto. No, dai. Ma che mi prendi in giro, ma che siamo arrivati. Che Luca ha detto che ci manca tanto ancora. Sorale, lo scoglio piramidale Sorale si chiama. L'ho appena detto la guida, l'auricolare. Oddio, come oscilliamo. Oh Madonna. Dai, dai, non va bene questa cosa. Qui c'è una scalinata dove stanno scendendo delle persone. Il mare è parecchio mosso. Oh santa madre, ma come si fa così? Rio Maggiore sarà il primo paese che vedremo, ma stiamo dondolando di brutto. Allora, oddio, la suce del santuario non ricordo più come si chiama. Oddio Madonna, la Rio Maggiore. Ma guarda tu, siamo venuti oggi. Rio Maggiore, il primo paese delle Cinque Terre. Rio Maggiore, bello. Il primo paese delle Cinque Terre. Primo, noi dobbiamo sbarcare al quinto. Questo fa sempre parte del Rio Maggiore? Sì, questo è sempre il Rio Maggiore. Oddio, adesso riprendi il largo però. Qua ce n'è un altro qua. Qua riprendi il largo. Ma che c'è qua? Ah, c'è il trenino, beh. Eh? Il trenino? Sì, sì. Qua... Sì, se no ci arriva Lemanto e si gira col trenino. Via dell'amore, qual è la via dell'amore? Era questa? Quella, sì. È stata chiusa per 10 anni, la via dell'amore. Vabbè, noi non la percorreremo. No. La dell'amore. Manarola, il secondo paese. Allora, Manarola e Rio Maggiore sono i due paesi delle Cinque Terre più scoscesi e ripidi. Grazie.
la pena. Ecco Corniglia, il terzo paese delle Cinque Terre. Corniglia come un anfiteatro su questo promontorio. Ci stiamo avvicinando al quarto, Vernazza. Anche qua, Patrizia, sono tutti dipinti i muri. Sì, adesso andiamo in stazione e prenderemo il treno per Levanto. La nostra 2 giorni in Liguria sta per terminare. Purtroppo. Allora, binario 1 della stazione di Monte Rosso. Adesso con il treno torneremo a Levanto e da Levanto si salirà sul pullman per tornare a casa.